Ciao amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra serie albanese. Allora, ho fatto una piccola modifica dall'ultima volta che abbiamo giocato. Ho letto un commento che mi ha fatto dire: ah, ho sbagliato. E eccoci qua. Questo è il nuovo focus. Ho messo la mod Road to 56, come avevano consigliato nei commenti, perché effettivamente sì, hanno... non mi ricordo chi aveva commentato, però aveva ragione. Il focus del Road to 56 è molto, molto, molto più pompato di quello base. E quindi giochiamo con quello, ma è anche molto, molto, molto più complesso adesso l'Albania. Infatti sono a febbraio, ci eravamo fermati a ottobre, ma ho tre divisioni e non sono per niente non sono per niente al 100% queste divisioni, perché abbiamo problemi di manpower, problemi di political power. È davvero un casino giocare adesso con l'Albania. Però proviamoci. Allora, ho rifatto la stessa divisione, però al posto di mettere tutte divisioni di fanteria normale, questa mod ci permette di fare garrison, che ci impiega meno... No, ho sbagliato. Impiega meno manpower. Ad esempio qua, manpower 1000, la garrison 850. Ovviamente è un po' più debolina, però almeno posso mettere più divisioni in campo. Anche se con tre divisioni non ce la faccio perché mi manca la popolazione comunque. Siamo 11.000 su 14.000. Ok, potenziamo ancora le nostre basi navali. E non abbiamo più la crisi economica. Ottimo. Ok, ora abbiamo political power. Buono. Sniper team, ricerchiamolo. Intanto qua defense, ottimo. Construction 2 fatto. Qua sono indietro, cioè sono troppo avanti. L'artiglieria. Questa mod ci permette già di avere dell'artiglieria. Facciamo la radio. Ok, stiamo avanzando anche con la popolazione. Sta risalendo, ottimo. Buono. Ce ne dà tipo 150 al giorno. Ok, ora abbiamo completato anche le nostre tre divisioni. Mettiamone in allenamento un'altra. Train 1 a Tirana. Buono. Buonissimo. Pian piano stiamo risalendo. Un po' più a rilento, però stiamo risalendo. Prepare for war. Ok, the will to fight. Cosa ci dà? Recovery rate, attack e training abbassato. Sto andando comunista in questa run. Sto andando comunista perché è più autentica. Questo ci permette di fare di essere comunisti, ma di essere indipendenti comunisti. E poi ci sono degli altri focus molto carini. Ok, dobbiamo potenziare l'industria perché siamo un po' indietro. Abbiamo soltanto due fabbriche, no, ne abbiamo quattro fabbriche mie civili, però due vengono presi dal consumer goods e quindi siamo un po' indietro per quello. Track, siamo indietro. Facciamo l'engineer perché ci serve. Ok, buono. Lindenburg è collassato. C'è anche il Monaco. No, non French 3. Voglio quello del Monaco. Eccolo qua. Carino. Però mi sembra uguale a quello del... Sì, è uguale, esatto. È uguale spaccato a quello del San Marino. Ok, niente, mi sembrava più modificato, invece no, era uguale. Però è comunque molto migliore del focus normale, base del gioco. Qua come siamo? Ci manca il manpower. Intanto, mettiamo giù la truppa.
Promote brilliant officers, leading the army of foreign influence. No, facciamo questa. Promote brilliant e poi fortify coastline. Ok. Asymmetrical warfare doctrine. Perché siamo una forza più, più debole. Ci conviene. E ci dà anche la milizia. Milizia. No, cosa ci dà la milizia? Allora, manpower queen. Eh no, la, non ci conviene, no. Allora, alleniamo queste truppe. Ok, ci vorrà un sacco per allenarle. Intanto stiamo guadagnando political power ed è una cosa ottima. Ok, e poi ci crea di coastal fort a Tirana, Scodere, Northern Epirus. Buono, ottimo. Sniper team ricercato. Facciamo winter clothing o... No, facciamo small arms 36. Ok, abbiamo completato qua. Facciamo degli altri forti a Tirana. Ok, qua production efficiency. Radio fatta. E support 38. Andiamo, portiamoci avanti per quello. Qua abbiamo fatto l'engineering. No, 68 giorni. Brilliant officers fatto. Facciamo la, i forti costieri. E noi continuiamo a difendere soltanto qua. Queste tre province costiere. Di qua e di qua non mi preoccupano. No. Dicevo, non mi preoccupano. Perché tanto non c'hanno il, non c'hanno il porto. Quindi in caso dovrebbe essere facile da difendere. Perché tanto non abbiamo manpower per difenderlo. Quanto ne abbiamo? 17k su 18k. Facciamo che difendi... No, facciamo che difendi soltanto i porti. Ok, fortify... sì, certo. Ci dai forti anche sul confine con la Jugoslavia, ottimo. E ci dà il 4, tra l'altro, quindi ottima cosa. Poi ci dà war support e una military factory. No, però faccio questo. Reading the army of foreign influence. Che ci toglie organizzazione. Però ci dà army experience in, in cambio. Ok, engineer fatto. Qua stiamo facendo tutto. Facciamo winter clothing. Buono. Quanta manpower mi servirebbe? Un sacco. Trasformiamo tutto in, in garrison. Ci, ci tocca. Per forza, tipo. Perché non, non abbiamo assolutamente popolazione. Staff, army reform...
Modernization. Qualcosa che mi dà manpower. Questo mi dà manpower. Soltanto quello però. E questo. Ok. Facciamo Murder the King. Tanto tu allenati. Support equipment. Non lo vediamo manco col cannocchiale. E ce ne manca un sacco. Field anti-vehicle kit. Qua facciamo soft attack. Come faccio a toglierla? Perché non posso toglierla e renderla così. No, non me la fa togliere, devo toglierlo proprio. Niente, togliamo. E poi mettiamo le armi. Ok. Tanto di armi siamo in positivo, almeno per adesso. Ok. Che focus facciamo? Murder the King. Poi the people's army. E poi murder. Perché continuo a dire murder che so si dice murder? E poi facciamo expand military capacity. Così potenziamo anche la produzione bellica. Beijing è caduta. Aha. Ok. Pesa o Hoxha? Factory out. Pesa cosa ci dà? Stability factory output. Cosa? Staunch Stalinist. No. Non voglio uno stalinista. No. Let's go with Pesa. Ok. E ora the people's army. Così ci dà un po' di manpower. Abbiamo il political power intanto. Silent workhorse, of course. Intanto il Soviet Union ci chiede l'accesso all'alleanza. Facciamo che entro. Almeno per adesso. Così evitiamo che mi attacchi subito l'Italia. Perché se mi attacca vuol dire che andrà contro il Soviet Union. E quindi per adesso mi conviene. Ok. Allora, qua un sacco di forti. Buono. Potenziamo anche Durazzo. Perché qua è al 6, qua è al 3. Potenziamo Durazzo. Tu finisci di allenarti. Ottimo. Ok, dopo People's Army facciamo la rimozione degli italiani e poi vediamo. Abiti invernali, facciamo anche questo. Sì, perché ci dà recovery rate e hot acclimatization, però non mi serve tanto quello dopo. Vabbè, facciamo intanto questo, così ci dà recovery rate. Siamo comunisti, quindi? Sì, siamo comunisti. Potremmo mandare degli aiuti alla Spagna, in teoria. Possiamo? Send volunteers. No, ci sono 30 divisioni. Niente, come non detto. Come non detto. Ci servirebbero dei supporti da Papa Stalin. Ce li vuole dare? No, non c'è nessuna decisione che possiamo prendere in merito. Peccato, peccato, se no ne avrei approfittato. Ok, ora che abbiamo fatto questo possiamo liberarci dall'influenza italiana nel nostro esercito. Perché praticamente ci danno... no, non quello. Questo qua.
ci dà un cioè 0.01 di experience al giorno, però ci dà meno 2 organization, recruitable population meno 0.30, che è sempre comunque qualcosa, e training time più 10%, quindi meglio non avercelo questo malus. Oh, ecco qua, continuiamo, cioè stiamo già guadagnando popolazione. Mettiamo allora in allenamento un'altra divisione. E radiamo lui. Ok. High power cartridges. ATR. Non saprei cosa ricercare. Facciamo il computing machine, così magari ci abbassa il tempo di ricerca per le altre cose. E adesso mi sembrano un po' costose. La Germania annette l'Austria. L'Anschluss. E tu allenati. Ok, ho abbastanza popolazione. Aggiungiamone un altro. Qua cosa ci manca? Support equipment. Immaginavo. Ok. Iniziamo a fare l'engineer potenziato. Qua nella produzione diamo un'altra fabbrica al support equipment e poi facciamo il focus per le fabbriche militari. Esatto, eccolo qua. Expand military capacity. Abbiamo 100 political power. Facciamo military theorist. Ok. Godopoli. Stiamo guadagnando sempre più popolazione. Facciamo che inizio a modificare in milizia. Antiaerea fatta. Potenziamo anche l'artiglieria. E voi allenatevi. Tra poco loro scenderanno in campo. Ci manca un sacco di support equipment. E appena un po' di political power, faccio popular figurehead. Questo qua che ci dà stability, che siamo molto bassi, siamo al 29. E con più stability magari prendiamo un po' più di political power. Adesso non stiamo andando troppo male. Rispetto a prima, che eravamo tipo meno 73, cioè meno 0,73. Adesso siamo a più 0,73. Ottimo. È finito il tempo per questo episodio. Allora, io spero vi sia piaciuto il cambio dal Hearts of Iron Vanilla a Hearts of Iron moddato. Io sono contento perlomeno. Facciamo che potenzi un altro po' le nostre difese. Qua 6-6, ottimo. Tirana qua è al posto. Facciamo qua. Ok, perché anche qua mancano i forti. Perché anche qua c'è il confine con la Jugoslavia. Niente, io direi che per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima e bella!